Siano lodati Gesù e Maria. Qualche piccola considerazione sulla pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, che è molto bella, e che è uno dei brani che si può leggere durante la celebrazione delle esequie. È strutturata all'interno del discorso di addio di Gesù durante l'ultima cena, di cui ci dà ampia testimonianza l'Evangelista San Giovanni, che ce lo riporta per esteso. È molto molto lungo, occupa ben 5 capitoli del suo Vangelo, e questa è la sezione in cui Gesù, prospettando la sua prossima dipartita attraverso la passione e la morte, raccomanda ai discepoli: non sia turbato il vostro cuore, e la motivazione: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E prosegue dicendo: nella casa del Padre mio vi sono molti posti, io vado a prepararvi un posto, e quando l'avrò preparato tornerò e lo prenderò con me. Questa è la prima parte. Da questo si capisce una cosa molto importante: il turbamento è, si direbbe con termini matematici, inversamente proporzionale al grado della nostra fede. Meno fede abbiamo e più siamo facilmente soggetti ad essere turbati. Insomma, qui la prova che stavano per passare gli apostoli era molto grande. Vedere Gesù ridotto in quel modo, e Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Cioè, anche se dovrà succedere quello che dovrà succedere, che parrà umanamente parlando il finimondo, una cosa terribile, una cosa assurda, tenete presente che si sta compiendo attraverso questo il volere del Padre. Il fondamento, ecco, del fatto che riusciamo a non turbarci è la consapevolezza che deriva dalla fede, che è vero che non tutte le cose che accadono sono volontà diretta di Dio, perché Dio non vuole direttamente il male, ma come ci ricorda anche la passione di Gesù, Dio permette lo scatenarsi del male perché se ne facciamo uso buono, quindi non ci ribelliamo e comprendiamo bene il senso di quello che sta accadendo soprannaturale, da quel male deriverà un grandissimo bene. Noi ci abbiamo, in questo tempo di Pasqua, dove la Chiesa ci invita a rallegrarci, non dobbiamo mai dimenticare che la gioia di questi giorni è figlia dei dolori inauditi del tempo di Quaresima e del tempo di Passione. Quindi questo è un insegnamento importantissimo per la nostra vita. Il secondo, ecco perché questa cosa si legge anche durante le esequie, gli dice San Tommaso: non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Ecco, Gesù non risponde al non sappiamo dove vai, perché, come dice il Vangelo di San Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, e in paradiso nessuno c'è mai stato prima del tempo, quindi sapete che alcuni santi e alcuni mistici il Signore li ha portati a vedere l'inferno, per esempio, oppure qualcuno ha visto anche qualcosa del purgatorio. Ma il paradiso così com'è, che io sappia, adesso non vorrei peccare di ignoranza, non è possibile vederlo in questa vita. Quindi non sappiamo dove vai, va bene, ma la via la conosciamo, dice Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Per cui l'accesso al cielo è possibile soltanto attraverso la mediazione di Gesù, attraverso l'accoglienza della verità e attraverso la vita. Che significa? La via significa che dobbiamo riconoscerlo come nostro Salvatore, accogliere la sua salvezza e passare attraverso di Lui. La verità significa vivere secondo le verità che la fede ci insegna, e la vita Lui ce la trasmette attraverso i sacramenti. Quindi ecco perché questa cosa si legge durante le esequie, perché dovremmo ricordare che, sapete, no, oggi in tante celebrazioni esequiali ci stanno un pochino di problemi, non soltanto a celebrarle, ma anche a tante cose che si sentono e che si fanno soprattutto prima. Cioè, noi dobbiamo sempre ricordare che all'appuntamento con Sorella Morte, con appuntamenti ineluttabili, ci si prepara da molto tempo prima, non soltanto nella prossimità del suo avvento, ma con tutta quanto una vita appunto vissuta da fedeli cristiani normali, e certamente poi compiendo tutti quanti i gesti che si compiono, e soprattutto i riti molto importanti a ridosso della morte. Purtroppo, come ben sapete, io lo so da parroco, non posso purtroppo illudermi nell'ignoranza: in non pochi fedeli mancano sia il primo che il secondo, cioè mancano sia una vita cristiana vissuta prima e sia soprattutto i conforti importantissimi che si ricevono prima dell'appuntamento con la morte. Questo è veramente un problema grande, e soprattutto il pericolo in cui versano moltissime anime. Che in questa Santa Messa preghiamo anche il Signore, perché
queste pagine così importanti possano in qualche modo giungere anche nei cuori di chi non vive vicino al Signore, perché si possano convertire, ecco, e abbracciare tutto quello che il Signore ha messo a nostra disposizione per il bene e la salvezza della nostra anima. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.